Daniela Benelli a Panzea Day, siamo nel pieno dell'evento, come sta andando? Sì, sta andando bene, il pubblico si sta scaldando e abbiamo cominciato a fare le prime chiacchiere, a mandare i primi video, le performance e i reading. E adesso ovviamente la cosa va avanti per tutta la sera, fino alle 8 c'è la parte live che siamo... organizzata apposta per Milano e poi comincerà la parte diciamo che condividiamo con il resto del mondo delle 4 ore di filmato. A me sembra che per essere la prima volta che Milano ospita un avvenimento del genere stia andando bene. La riflessione che facevamo è che evidentemente però non c'è ancora l'abitudine, cioè bisognerà creare un po' l'abitudine a questi happening telematici mondiali, perché in realtà sono un potentissimo strumento di comunicazione e un po' la riflessione che si faceva, ma che è anche alla base del Pangea Day, è che se la globalizzazione diciamo, accentua i problemi per certi aspetti, le contraddizioni nell'intero mondo, è anche quella che forse ci può fornire attraverso la comunicazione globale gli strumenti per far sentire la nostra voce e anche per sconfiggere le peggiori violazioni dei diritti umani che avvengono in tanti paesi del mondo. E soprattutto questa sera conosceremo quello che avviene nel campo dei diritti umani anche nelle più piccole e nei più sperduti luoghi della Terra. E questo mi sembra un fatto eccezionale che anche emotivamente coinvolge molto, e l'idea che nello stesso momento milioni e milioni di persone stiano vedendo le stesse cose e si sentano diciamo, emotivamente coinvolti con le stesse sensazioni dà un senso di cittadinanza mondiale e di comunità globale che non poteva che nascere in fondo dalla rete, che davvero è la comunità globale, ma che penso potrà far fare dei passi avanti nella sensibilizzazione sul tema della violazione dei diritti umani, insomma, che sono tanti, è inutile elencarli tutti nel mondo, cosa che veramente è indispensabile se vogliamo dare all'umanità un futuro decente, perlomeno decente. Grazie.